Ma forse c'era anche, come dire, un'urgenza, una necessità. Qui c'era la linea gotica. 400 bombardamenti hanno fatto capire ai riminesi cos'era la tragedia, il dramma del nazifascismo. E noi siamo una città che sta cambiando, vuole uscire dalla cementificazione, vuole risanare il mare con le fogne. Stiamo guardando a un futuro sostenibile, dove i motori culturali, i grandi musei alimentano l'economia, nuovi lavori, quindi meno motori immobiliari. Ma quindi guardiamo al futuro, ma nel nostro guardare al futuro e nel cambiamento abbiamo bisogno di radici, abbiamo bisogno di ancore, abbiamo bisogno di bussole. Quando io sono arrivato era persino in discussione la continuità del progetto alla memoria. L'abbiamo fermato. Avere in testa al passato i valori, i principi, le tragedie del passato ci servono per guidare meglio il futuro. Quindi abbiamo investito ancora sul progetto alla memoria, 50 anni, una grande intuizione che Rimini ha avuto molto prima di Milano, Torino, Roma, Firenze. Abbiamo costruito un progetto che potesse infondere alla comunità, ai giovani, il senso attraverso la memoria delle tragedie che la guerra ha causato, che il nazifascismo ha causato. Il Comune di Rimini è partito nel 1964, quest'anno dedichiamo il progetto all'allora assessore alla cultura Luciano Gambini, che propose al Consiglio Comunale di Rimini di lavorare su un progetto alla memoria. Oggi noi siamo fieri testimoni di un progetto che non si è abbassato, non è diminuito, ma diventa più grande, più forte. Andiamo nelle scuole, andiamo nei cinema, raccontiamo cos'è stata la tragedia del nazifascismo, lo vogliamo fare con consapevolezza, ci investiamo delle energie, delle risorse e quest'anno abbiamo una cosa straordinaria perché la casa di Anna Frank, che è un simbolo, no, della tragedia, del nazifascismo, della guerra, della deportazione. È a Rimini, nel Palazzo del Podestà, ospitiamo una mostra che parte dal 26 gennaio e arriva fino a febbraio, in collaborazione con l'ambasciata dei Paesi Bassi, quindi in collaborazione con l'ambasciata d'Olanda. Abbiamo una mostra dedicata ad Anne Frank, organizzata con la Anne Frank House, con la casa di Anne Frank di Amsterdam. Quindi siamo orgogliosi a Rimini di avere quest'anno nel progetto della memoria anche questa eccellenza, un simbolo universale come Anne Frank che parla di quella tragedia, lo abbiamo a Rimini dedicandolo ai nostri ragazzi e alla nostra comunità. La mostra consiste di 34 pannelli con fotografie e testi. Le foto sono in gran parte fatte dal padre di Anne, Otto Frank, che era un appassionato fotografo. E i testi presi in parte dal diario di Anne, ma anche da altre fonti dell'epoca. Tutto fatto in una maniera didattica che la rende possibile di comprendere per giovani, soprattutto per scolaresche, per ragazzi delle medie, del liceo, ma anche delle ultime classi delle elementari, il che ovviamente non significa che non sia interessante per gli adulti, assolutamente no. Allora, la mostra si svolge su due binari seguendo nel tempo. Da un lato le vicissitudini della famiglia Frank, l'altra, quelle dei grandi eventi internazionali, tipo l'avvento del fascismo, la presa del potere, la guerra e lo Shoah. E poi una testimonianza molto importante ci sarà quella di Nico Camp. Chi è? Nico Camp è un signore di 79 anni che da molti anni è il console onorario olandese a Firenze, ma quel che è più importante è anche un sopravvissuto allo Shoah. I suoi genitori stavano sullo stesso treno che ha portato la famiglia Frank da Westerbork, Campo in Olanda, a Auschwitz. Suo padre è stato ammazzato subito, la madre è sopravvissuta e Nico e suo fratello maggiore sono riusciti a sopravvivere la guerra perché sono stati in 14 nascondigli diversi fino alla liberazione. Quindi, lui era bambino all'epoca, ma si ricorda molto bene tutto quanto e lo sente come un dovere morale raccontare le sue esperienze a più persone, soprattutto giovani possibile, ed è quello che farà.